Allora, eccoci qua, primo dei nostri due incontri dedicati quest'anno alla visione del Lazio nella letteratura italiana. Allora, a me serve fare una premessa oggi sulla identità della regione Lazio. Perché qua c'è una questione, sì, insomma, storicamente accertata e verificata, e cioè che l'identità della Regione Lazio è molto difficile a trovarsi, forse vorrei dire addirittura impossibile, nel senso che intanto il nome Lazio alla regione intorno a Roma è una cosa recente e che è avvenuta, diciamo, sostanzialmente solo nel secondo dopoguerra, quindi diciamo con l'Italia repubblicana, una cosa recentissima. E questo è il primo discorso. Perché? Perché prima si chiamava in varia maniera, si chiamava Campagna Romana, si chiamava Agro, si chiamava Comarca, insomma. Non, questo nome Lazio non era utilizzato per identificare quella regione. Quella regione lì, fino agli anni 60 dell'Ottocento, era la campagna di Roma. Era la campagna di Roma. E la presenza di Roma in questa regione è fondamentale, è centrale. C'è una cosa, un'osservazione semplice a questo proposito, e cioè se tu dici quello è campano, quello è siciliano, quella persona è romagnola, tu identifichi delle cose, identifichi delle indicazioni in qualche maniera che semplificano, per carità, ma insomma le identifichi. L'aggettivo laziale identifica solo chi tifa per la squadra della Lazio, cioè intendo dire che l'identità regionale semplicemente e letteralmente non c'è. Ma perché questo? Perché la regione Lazio si è costruita ed ha delle identità molto forti. Questo è tutto motivato storicamente, ma sintetizzo ovviamente, delle identità molto forti, molto diverse l'uno dall'altro. C'è di sicuro un nord-ovest, che è la Toscana granducale, che è quella vicina alla Toscana granducale, e che, diciamo, identifica quella zona anche dal punto di vista linguistico, con le parlate appunto toscaneggianti in qualche maniera, persino di Viterbo, c'è chi parla ancora di un dialetto che toscaneggia. Se ci rivolgiamo proprio a Oriente, nord del Lazio, a parte la Rieti, che è una regione recentissima che fu aggiunta solo dal fascismo. Io sapevo perché così il centro d'Italia, no? È Rieti, se passa a Rieti, allora doveva stare nella regione intorno a Roma. Ma questo poi non so se sia vero. Sta di fatto che se la vedete la cartina del Lazio, buffa questa sorta di protuberanza di dito che entra a nord-ovest, verso a nord-est, verso l'Umbria. È l'Abruzzo, diciamo. Per cui è un'altra identità che era la provincia di Terni, e quindi anche lì linguisticamente in qualche maniera, proprio come modalità tipologica, siamo in tutt'altra maniera. Poi lo sappiamo bene, ed è inutile quasi che lo ricordo, quanto è diverso da tutto questo il sud del Lazio, Gaeta, Formia, diciamo, quella zona là
che aveva in estrema confino con il regno di Napoli, e anche là, pensate di nuovo alla questione linguistica, e ce l'abbiamo questa diversità. E per finire, non si dimentichi un dato fondamentale della nostra regione. Allora, intanto la tragedia, il dramma, l'enormità della presenza dei paludi a nord e a sud di Roma, quelle zone che erano normalmente disabitate e che chi andava ad abitarci erano i pastori stagionali, che venivano da Antico Corrado, dalla Ciociaria, dall'Umbria, eccetera, che venivano, non erano stanziali. A sud l'Agropontino, un disastro, come ben sappiamo, e soltanto 100 anni fa, po anzi poco meno che 100 anni fa, è stata bonificata quella terra, facendo nascere peraltro una nuova provincia, che è la Latina. Allora, questo quadro, un nord-ovest, un nord-est-centro, un centro intorno Roma, nord e sud, e un sud profondo verso marittima campagna, come si diceva, cioè le province di Latina da una parte e Frosinone dall'altra. Allora ci danno questo quadro di una regione quasi indefinibile dai punti di vista. E ripeto quel discorso da cui siamo partiti: se tu dici quello è un tipo romagnolo, va bene, è uno stereotipo per carità, ma identifichi delle cose siciliane, siciliano, identifichi delle cose. Questo con la nostra regione non c'è. E invece c'è costantemente la presenza di Roma. Davvero il Lazio è la campagna di Roma. Davvero il Lazio è la zona intorno a cui fioriva tutte le famiglie, tutte, sì, tutte le famiglie nobiliari romane avevano il loro feudo proprio nella regione Lazio, anche altrove sia chiaro, ma soprattutto in tutti i paesi c'è Palazzo Mattei, Palazzo Chigi, eccetera, eccetera. Allora è una storia che si incentra tutta intorno a Roma, e io temo che ancora oggi sia più o meno così, certo dal punto di vista degli abitanti, ovvio, Roma da sola, no? Un'enormità rispetto alla totalità degli abitanti del Lazio. E che perciò segna in qualche maniera questa storia, che è una storia culturale, che è una storia di abitudini, che è una storia di civiltà, eccetera. Allora, la cosa che colpisce è che nella storia, diciamo, moderna della nostra città, Roma, città abitata e per definizione cosmopolita, ovviamente perché tutti vengono a Roma, su questo non c'è dubbio, a parte i papi che continuamente cambiano, quindi portano la loro curia, i loro rappresentanti, eccetera, quindi c'è questa mescolanza continua, e però è appunto senza dubbio capitale del mondo da molti punti di vista, per cui è una città cosmopolita, cosa che non si può dire per il Lazio, del quale ricordate ancora un'altra caratteristica, che era attraversato dai pastori, i pastori transumanti che andavano o verso l'Abruzzo o verso Città Vecchia, quelle parti. Allora, l'indicazione da cui bisogna partire è che appunto l'identità del Lazio sfugge. Questo lo abbiamo un po' notato anche negli altri incontri, perché è molto difficile che la letteratura si occupi
delle zone intorno a Roma, adesso chiamiamole così, o comunque se non per eccezioni che possono essere alcune città, tipo Viterbo, che insomma c'è una storia fondamentale. Ma al di là di questo, è difficile che c'è, ma è pure un po' scandaloso. Che la letteratura non dica sostanzialmente molto, molto poco della regione intorno a Roma. E lo dice molto, molto poco perché non c'era niente da dire, perché c'era poco da dire rispetto all'enormità della bellezza di Roma, perché tutto ciò che circondava Roma, al di là delle due o tre città importanti, era campagna? Ecco, queste sono domande che faccio, cui qualche risposta potremo darla leggendo ciò che scrivono gli autori, i poeti. Come l'altra realtà, insomma, un po' che colpisce sempre di questa letteratura è il silenzio sulla desolazione intorno a Roma, è il sostanziale silenzio della povertà, dell'abbandono, del dramma della zona intorno a Roma. Tra i pochissimi grandi che ne parlano c'è quel famoso sonetto del 1777 di Vittorio Alfieri che definisce vuota, insalubre regione. Che stato ti vai nomando, aridi campi incolti, squallidi oppressi e stenuati volti di popol rio, codardo e insanguinato, prepotente non libero senato di vili astuti lucidostro involti, ricchi patrizi e più che ricchi, stolti, prence cui fa sciocchezze altrui beate, città non cittadini, augusti tempi, religion non già, leggi che ingiuste ogni lustro cangiar vede, ma in peggio, chiavi che come un dischiudeon gli empi del ciel le porte, or per età vetuste. Oh, sei tu Roma, ed ogni vizio il seggio, punto di domanda retorico, tu Roma sei il seggio di ogni vizio. Questa è una regione vuota e insalubre, che ti chiami Stato ma non hai diritto a questo nome. I campi sono aridi e incolti, e gli abitanti sono squallidi, oppressi e estenuati, cioè disperati. E il popolo è rio, codardo e insanguinato, colpevole e insanguinato, che uccide, eccetera. Però codardo, perché codardo? Perché non si ribella, certo che non si ribellava, con quello stato spaventosamente potente, non so, eccetera, eccetera. E l'abbiamo sentito. E i ricchi patrizi, peraltro, sono stolti, e c'è un prence cui fa sciocchezza altrui beato, che per la stupidità degli altri viene addirittura definito beato. Allora, il quadro che presenta Alfieri di ciò che circonda Roma è un quadro durissimo, è un quadro estremamente severo, realistico. Io temo di sì, basti pensare a quello che poi dirà 100 anni dopo, no, un po' di meno. Giuseppe Giottino Belli, uno dei suoi sonetti più potenti, Er deserto, l'abbiamo letto già più volte, di questa dove te porti una campagna rasa, come ci si passava la via nostra, senza manco l'impronta di una casa, cioè è tutto la campagna rasa, no? Allora, non c'è assolutamente nulla, tranne poche cose, pochi casolari, e l'unica cosa che poi incontra il parlante Belliano è questo barrozzare, questa carrozza con il guidatore della carrozza ammazzato perché c'erano i briganti. Ecco, è un posto da briganti. Allora, questa è una situazione davvero di
drammaticità, di arretratezza psicologica, culturale, economica, eccetera, con punte altissime di disagio, i briganti, ne parlano tutti, paludi a nord e paludi a sud, la malaria, malattia nazionale che mieteva continuamente vittime, e quindi e questa economia, niente del grande latifondo abbandonato e lasciato a se stesso, oppure i pastori che attraversavano appunto lande desolate, quella campagna rasa. Di cui parla Tutteano, Campagna Rasa, di cui parla Giuseppe Giorgio Campeggio. C'è un'eccezione in tanta desolazione, in tanta povertà, in tanto deserto, per usare la spaventosa parola di Belli, che è un deserto che Alfieri riconosce, che è un deserto che molti viaggiatori notano, e l'eccezione sono i castelli. I castelli che vivono non, no, nella palude, ma in alto, appunto, nei colli, e che, appunto, però, lo dice il nome stesso, sono castelli romani, cioè anche loro gravitano fisicamente, ma soprattutto culturalmente, e per la presenza nei castelli delle grandi famiglie patrizie, dei serbi, e di chi andava lì per vari motivi, gravitano intorno a Roma. Allora, l'elemento che volevo precisare all'inizio di questo nostro incontro, e che è già una riflessione su quello che abbiamo detto, e dobbiamo tenerlo sempre presente, è che questa regione ha una sua identità sfuggente, ha una sua identità che non si riesce bene a caratterizzare, e dunque le identificazioni, quello che si può dire, è una costante. C'è un altro elemento che sembra banale, ma non lo è. Il reticolo di strade che portava e partiva da Roma, no? Che circondavano proprio Roma dal nord al sud. Allora, sono tutte strade dritte, diciamo, no? Le sette strade consolari e le altre strade. Tutte strade in qualche maniera che entravano dritte. Perciò il Lazio è una regione di passaggio. Questo è il senso anche, oltre a quello che abbiamo detto, il senso di questa presenza assolutamente formidabile di strade, sia chiaro, cioè che possono essere le antiche strade dell'impero romano. E quindi diciamo il fatto che perciò Roma, o meglio, il Lazio, si attraversava anche sperando di non far cattivi incontri, sperando di superare gli eventuali problemi della malaria, eccetera, diciamo, caratterizzando perciò questo posto, questa regione, appunto, come una regione di passaggio, una regione dove non si va per rimanere fermi, per rimanere fissi, ma appunto si passa in qualche maniera. Allora, tutto questo è per ricordarci, è per considerare come diciamo, ciò che noi troviamo nella letteratura che parla del Lazio necessariamente deve riflettere questo dato di marginalità, eccetera. Ciò non toglie ovviamente la responsabilità della letteratura per questo silenzio, per questa negazione, del problema. Carlo Emilio Ganda, con Carlo Emilio Ganda ci
avviciniamo, no, ci avviciniamo, stiamo nella prima metà del Novecento. La situazione è ovviamente molto cambiata, non c'è più lo Stato nazionale, il Papalino, c'è uno Stato nazionale di cui Roma è la capitale, quindi il Lazio diventa la regione della capitale, quindi acquisisce un potenziale valore molto più alto di altre regioni, perché se tutti vengono a Roma, tutti continueranno a venire a Roma, anzi ancora di più, perché ovviamente c'è appunto, si centralizza lì la vita della nazione. Peraltro, questo è anche vero in termini di popolazione. Ho letto i dati, è inutile che li riporto, e cioè che la popolazione romana, lo sappiamo bene, dal 20 settembre del 70 in poi esplode in una maniera formidabile, no? Da 150, 160, 170 mila abitanti, come era la fine del potere temporale, diventa una città di un milione e mezzo, 2 milioni, 2 milioni e mezzo. E quindi aumenta del tot per cento, del tanto per cento progressivamente. La cosa però non avviene nel Lazio. Non avviene nel Lazio. C'è un aumento della popolazione, ma non è così intenso, così forte come era nel resto, come nella città di Roma. Allora, siamo anche da questo punto di vista alla conferma di quanto dicevo all'inizio, e cioè che le due entità, Roma e il Lazio, sì, sono, no, insieme, certamente lo spazio è quello, ma al tempo stesso è anche vero che l'identità di Roma e la vita di Roma è altro rispetto a quella della regione intorno a Roma. Questo rimane, ecco, anche non volendo, proprio questa difficoltà a identificare. Gadda, prima del Novecento sostanzialmente, noi che lo ricordiamo dal punto di vista letterario, forse dobbiamo dire che ha letteralmente sconvolto la scrittura moderna in qualche maniera, proprio perché ha portato una rivoluzione sul modo di scrivere, sull'utilizzazione per esempio dei dialetti, non solo del romanesco, perché nel pasticciaccio brutto di Marulana, che scrive dagli anni 30 ma poi pubblica nel 1957, il romanesco la fa da padrone, ma in realtà c'è il molisano, c'è il siciliano, l'utilizzazione della frantumazione linguistica, che è un dato formidabile della scrittura di Gadda. Gadda affronta nel pasticciaccio particolarmente, ma anche prima affronta il tema della campagna intorno a lui. Negli scritti pochi precedenti al pasticciaccio, in realtà parla di Marino e dei castelli romani. Nel pasticciaccio vengono nominati, in qualche maniera attraversati, anche altre zone, le Frattocchie, Albano, la Nettunense verso Albano, eccetera. Perché la storia che si trova appunto nel pasticciaccio avviene a Roma, avviene a Milano ovviamente, però poi le inchieste del commissario lo portano a ricercare persone sospette a Marino e in altre parti della campagna romana. Allora, lo scritto da cui vogliamo partire per questa ricognizione del Lazio nei testi di Gadda è uno scritto che è poi stampato nel Castello di Udine, che è il secondo libro di Gadda, 1934, quindi è stato scritto nei primi anni 30, in cui lui racconta la festa dell'uva a Marino.
Allora, la malizia del critico ci deve star sempre. Per la prima volta usciamo da Roma, per la prima volta entriamo nella campagna intorno a Roma e che cosa nota l'autore, che cosa nota questo quarantenne scrittore? La festa dell'uva. È una gioia, cioè un momento, sì, certo, le case sono povere, le persone sono povere, ma le abbiamo colte in un momento di ubriacatura collettiva, in questo caso anche proprio tecnicamente ubriacatura. Perché c'è questa grande festa in cui c'è appunto l'uva, cui tutti giocano, scherzano, eccetera. Allora, c'è, diciamo, un'indicazione implicita in qualche maniera, e cioè che quelli sono i luoghi della scampagnata, quelli sono i luoghi della fraschetta, come dirà poi successivamente, quelli sono dei luoghi dove si va a bere, si va a star bene, una giornata al sole, una giornata con la porchetta, la fata grana, la fata protagonista assoluto nella ricostruzione che oggi faremo. E si parte perciò da questa festa a Marino, e questo giovane quarantenne che stava entrando nel mondo della letteratura, fa questa descrizione di Marino partendo dall'eleganza, dal sagrato di Marino, se gli architetti milanesi sapessero mai combinare una fontana simile come sul sagrato a Marino. Riponiamo le vane speranze ben piegate nel cassettone monumentale del cervello. Non abbiamo alcuna speranza che possa avvenire da parte degli architetti milanesi di questa gioia. Allora, la descrizione di questo momento è, si sta, c'è questo posto dove si vendono la signora enorme che il vino di Marino ha reso carezzevole e termogenica, tutta in un bagno di sudore, anche lui sta in un bagno di sudore, lui l'ha scritto. E poi ecco che questa signora comincia, un'onda di grida mi leva fuori dalla melma del mio destino. Pesci fritti, fiori de cucuzza, magra, magra, che è l'attributo esimio della porchetta. Alla manna de Marino, signori, e la manna de Marino è l'uva, baccalà fritto, focacce col buco, alla vera manna, bisogna mangiare, giovinotti, giovinotti, tenetevi in forza con la zecca. Mentre le ragazze dalle scarpe di finto serpente inducono in ogni pensiero sereno con dolci o languidi o puri occhi. Allora, donne vestite a festa, la polputa massaia, quelli che gridano vendendo i fiori di cucuzza, l'uva, il baccalà fritto, le focacce col buco, è un momento di gioia, di festa, di una quindicina di monelli biondi. A ogni passo col pollice danno anche un pizzico, una grattatina al primo cordone, e ne viene un sussurro dolce in cadenza, quasi di mormorante guitarra. Magra, magra, abbaiano presso la defunta porca una megera furente, il suo terzo marito. Magra, magra, i latrati convincono all'acquisto una comitiva di energumeni, ma più lo squisito colore della porchetta, che è un marrone chiaro da non poter dire, tutto lustro, morbido e croccante a un tempo, e dentro la polpa, un grigio carne senza osso, dove il rosmarino ha combinato miracoli. Abbandonarsi il suo catafalco dimostra invece dei visceri l'opulenza dell'infarcitura. Rosmarino, aglio, patate, il timo, l'origano, tutti i misteri delle erbe e della terra latina e dei sapori meravigliosi. Altre ragazze sopravvengono, altre gioie sopravvengono, fronde di lecci, il colmo del folklore è, e questa è una cosa bellissima,
questa grande festa, questa grande gioia, questo momento di delirio collettivo in cui ognuno poi rimane con le sue povertà, con i suoi vestiti e tutto. Il colmo del folklore, quindi, pare che sia quello di ritornare ciondoloni sul tram, il tram che portava ai castelli. Rimanere, cioè lì, noi non giovani ce la ricordiamo questa immagine, no? Dei tram pieni zeppi, per cui gli ultimi stavano fuori con un piede sulla predella e si reggevano appunto ciondoloni sul tram. Ma però ci sono anche passando, e lui li nota e ne ha molta paura, sono le bufale, i loro occhi furenti, il loro temutissimo ringhio smantellare in un battimaleno la mia fermezza. Idealmente me la diedi a gambe, proprio non potevo abbandonare perché era ospite da amici importanti, e quindi deve starci. A quel punto arrivano i ragazzi di Trastevere, e cominciano a urlare, a cantare, eccetera. Allora, gioia, sì, tranquillità, sì, si trasmette questa situazione, e poi si descrive la pigiatura dell'uva, dei grappoli che volano, mentre intorno l'odore della cocuzza fritta, e insieme al frastuono delle voci e delle musiche, eccetera. Era questa battaglia per l'uva, e battaglia nel senso che si mettono tutti a pigiare, piena di gioventù, questa folla in questa giornata, il giorno torrido, inaridisce sui banchi le foglie, i pampini e sui portali le fronde dei lecci. Ecco, allora situazione che descrive la Garda in questa festa dell'uva a Marino è, come abbiamo sentito, una situazione gioiosa, una situazione di serenità, una situazione di festa, che anticipo, poi torniamo all'introduzione al pasticciaccio. Ripeto, il pasticciaccio ho cominciato a scrivere negli anni 30, poi abbandonato, poi ripreso, eccetera, fino a che poi nel 57 divenne poi l'assoluto, proprio il punto fermo della letteratura italiana. Allora, all'inizio a Via Merulana avvengono due fatti, no? Prima un furto e poi l'uccisione quella che era diventata un po' il punto di riferimento una specie di amore segreto del commissario Ciccio Ingravallo nei confronti di della Valdaretta. Allora, Ingravallo, che aveva saputo soltanto del furto perché l'assassino ancora non era stato scoperto, prende finalmente la possibilità di andare a prendersi una giornata. Giovedì in Gravallo si poté concedere una scappata a Marino. Vedete come tornano i discorsi. Allora, Gravallo era un funzionario, va bene, della polizia, e che quella mattina decide di prendersi una mattina di tranquillità. E dove va? Va a Marino. Era una giornata meravigliosa, di quelle così splendidamente romane, che perfino uno statale di ottavo grado, ma vicino a Zoppander VII, beh, pure quello si sente arriccicarsi il cuore con un non so che, un qualche cosa che rassomiglia alla felicità. Gli pareva davvero di inalare ambrosia col naso, di bere laggiù nei polmoni,
un sole dorato sul travertino, di nuovo il travertino, e sul peperino d'ogni facciata di chiesa, sul colmo d'ogni colonnetta, che già gli volavano attorno le mosche. A Marino, altro che quell'ambrosia, ci sta. Alla grotta del Sor Pippo ci stava un bianco malvagio, un vigliacchetto di 4 anni in certe bottiglie che 5 anni prima avrebbero elettrizzato il ministero Facta. Faceva l'effetto del caffè sui suoi nervi molisani e gli porgeva d'altronde tutta la vena con tutte le sfumature di un vino di classe. C'era andato con le tranvie dei castelli, aveva attraversato il Torraccio, Due Santi, le Frattocchie, dove era salita una quantità di gente, una folla, ma dove poi lui sta in questo momento di assoluta serenità. Dunque, vista la lettura che stiamo facendo oggi, ecco di nuovo questa indicazione come di questo paese della campagna intorno a Roma, Marino, come un luogo sì in cui ci stanno problemi, ma in cui, come già aveva detto nella festa dell'uva, in cui c'è la possibilità di avere serenità e di avere un momento di tranquillità, di dimenticare le tragedie della vita. Il pasticciaccio, siamo nel 27 a Roma, la scrittura è ambientata nella primavera del 27 a Roma, al 42 via Merulana, che c'era il cosiddetto Palazzo dell'Oro, dove abitavano tutti questi ricchi. Prima viene rapinata la contessa Menegazzi e poi assassinata la marchesa Liliana Balducci, da cui per combinazione era stato invitato a cena Ciccio Ingramallo, che si era innamorato, forse è una parola grossa, ma certamente aveva un grande interesse, per cui quando viene la notizia che era stata assassinata, lui rimane malissimo e inizia questo tentativo di scoprire, di capire l'omicidio e chi ha rubato, se i due fatti erano da collegare. Quello che ci serve oggi è che a casa Menegazzi, dove era avvenuto il furto, trovano un biglietto tranviario dei Castelli Romani. E dunque si torna di nuovo a Marino, perché a Marino c'era appunto la possibilità perché era un treno, era un biglietto proprio per Marino, e quindi era la possibilità di andare a ritrovare questo ladro, che poi si cominciava a sospettare che fosse proprio anche l'omicida. È inutile che ve lo ricordo, ma come è ovvio e come è noto, il pasticciaccio rimane pasticciaccio, e cioè rimane insoluto. Ecco l'indicazione che dà Gadda della impossibilità di conoscere. Noi abbiamo tutti gli strumenti per conoscere, tutti, dal primo all'ultimo, ma poi in realtà la conoscenza rimane sempre lontana e impossibile. È un pasticciaccio del quale è impossibile trovare la soluzione. Ora, nella ricerca del ladro e dell'assassino, immaginando o sospettando che poteva essere la stessa persona, ecco che Ingravallo arriva a Marino via Massimo D'Azeglio, dove gli dicono che la Crocchiapani, questa donna di servizio, questa cameriera della donna uccisa, abitava in un casolare dalle parti di Pavona, la campagna tra Marino e Anzio. Allora,
chiedono: ma dove sta questa Crocchiapane? Gli dicono che sta a Tor di Gheppio, e va bene. E allora loro con la macchina vanno e attraversano la campagna romana, che da una parte dà segnali che sta rifiorendo, che sta cioè, possibilità di crescere, ma dall'altra parte comincia a intravedersi un contesto povero, un contesto dominato dallo sfacelo, dalla rovina, dalla difficoltà. Ricordate sempre che non c'è, in estrema sintesi, non c'è un intento solo realistico, perché c'è un intento che rientra nel concetto generale che la vita è un pasticciaccio. È un posto, un qualcosa di incomprensibile e quasi di invivibile. Discesero al torraccio, svoltarono sull'Appia dei Due Santi, da doverla percorrere un buon chilometro a ritroso, cioè verso Roma, fino alla deviazione per Falconiano. Dopo un breve tratto di questo, svoltarono, il vento cadde, un ciuccio carico di legni, che è il relativo contadino sulla groppa, una mano alla coda, o un branchetto di una quindicina di pecore, il pastore con l'ombrello verde, chiuso, il cane no, costa troppo. Un calesse è il veterinario di Albano, avvertì l'ometto. Mi dava calmo, rubizzo, una coda di toscano spenta nei labbri, con guantoni spelacchiati. Dopo un po' che 2 chilometri sulla strada verso Anzio, bisognò piegare a mandestra. Di qui per Santa Pugna, disse l'ospite, per il ponte di Santa Pugna verso Tor di Gheppio e poi verso il casale abbruciato. La straducola motosa discendeva. Poi si rassedò. Le carreggiate si diradarono a pozze, colme, controluce, d'acqua livida, piombo fuso celeste argento, ove nereggiò l'ala d'un tufolo o di una spersa ghiandaia. Allora, ecco la descrizione con questa immagine di acqua stagnante. Tor di Gheppio è là, fece il volonteroso ometto indicando la Crocchiapane, abita là, in una di quelle case che vedete. Allora, emerso dalle ondulazioni di quella creta senza popolo che le magesi a tratti inverdivano, lo spigolo accomunato di una torre si disegnò nel cielo come scheggia di un antico dente di un'antica mascella del mondo. Le case dei viventi, mute nella lontananza dei coltivi, antistavano. Le case dei viventi, che è una definizione che fa impressione, no? In questo contesto di desolazione e di povertà, ecco che la situazione di povertà, di miseria, di melma, che è una parola che torna più volte in questa descrizione. Arriva a questa casa, che è una casa estremamente povera, nessuna voce dentro, opachi, sonnolenti anni dopo il rosa della scialbatura inaugurale, avevano conferito ai muri uno squalore dilavato e dalla parte di tramontana cupa ruggine, ombre, che era il canto a cui erano prima pervenuti quei signori. Ma che meraviglia, ma come scrivono? Ma che meraviglia di scrittura! Non c'era più la scialbatura inaugurale di quella casa, era rimasta tutta una situazione di povertà, ragazzi, polli, 2 donne, 2 cagnoletti bastardi col cordino arrotolato in alto a pastorale, che gli scopriva tutta la bellezza. Non finivano più di guardare o d'abbaiare. La porta si apre ed ecco la casa della donna che distrae il parlante, perché lui, Gravallo, sente un qualcosa, e chi c'era? È mia madre, è mio padre.
Allora lui entra nella casa, quest'uomo dentro questa casa, un lezzo di panni sudici e di persone poco lavabili e poco lavate nel male, o sudate all'opera che la campagna senza remissione col nuovo tempo domanda. E anzi in più di feci male accantonate presso la degenza, così bisognosa di riparo. Due lunghi ceri pitturati nei colori vivi, blu, rossi, oro, di una tradizione coloristica non intermessa negli anni, pendevano al muro da due chiodi ai due lati. L'olivo secco, alcune seggiole di paglia, un gatto di gesso sul comò tra bottiglie e scodelle. Accanto al malato c'era questa donna col vestito rigatino, eccetera, nel letto ampio. Sotto coperte lì si avvertesse il suo corpiciato disteso come un gatto secco in un sacco adagiato a terra, eccetera. Tutto tacque. Non si capiva se era un vivo o se era un morto. Questo deforme, morente, diventa proprio il simbolo sia di una visione del mondo atterrita, disperata, che è quella del pasticciaccio, in particolare del commissario Ingravano, sia simbolo di questa terra abbandonata, di questa terra disperata che circondava questo mondo. Ora, chiudiamo. Ci sono anche pagine in cui la campagna è fonte di divertimento quando esce la gallina da una porta e fa la cacca sulle scarpe della gente che stava nel commissario. Insomma, ecco. E c'è, prima della conclusione, poche pagine prima della conclusione, questa descrizione formidabile del mercato di Piazza Vittorio, che è una delle pagine più sensazionali della letteratura italiana. Certamente della letteratura italiana recentissima. E che vennero, dunque, era stato segnalato ai poliziotti, in particolare il Biondone, che era un agente del commissario Ingravallo, che lì a Piazza Vittorio c'era uno che, un ragazzo che veniva dalla Ricce e vendeva la porchetta, che era stato forse il ladro. Allora, se era il ladro, sarebbe potuto anche essere l'assassino. Allora lui, il Biondone, va la mattina al mercato di Piazza Vittorio e va verso questo ragazzo, verso le bancarelle a Bacchiare, oltrepassò carote e castagne, attigue montagnole di biancazzurrini finocchi, baffusetti, nunzi rotondissimi d'ariete. E poi c'erano le arance in piramidi, noci nelle ceste, susine di Provenza nera, eccetera. E quest'uomo era dritto, con due occhi, con la zazzera fitta fitta, eccetera. La porca, c'avevamo la porchetta, signori. La bella porca della riccia con un bosco di rosmarino in della panza. 1,90 netto la porca, è una miseria, signori. Roba da far vergogna, signori, a chi venne. E a chi crompa 1,90 letto, più meglio fatto che detto, fame se avanti con i bagliocchi alla mano, sono rispose, chi non mangia non guadagna, eccetera, eccetera. La bella porca degli castelli, l'abbiamo portata a Bari alla macchia, la macchia dei Gallerò, l'abbiamo portata a mangiare la ghiandola dell'imperatore Caligula, la ghiandola del principe Colonna, del gran principe de Marino d'Arbano. E al Domo de Marino ci stanno ancora le bandiere con la mezzaluna dei Liturchi ci stanno. E 1,90 letto le fare una magnata di porca che vostra moglie fa ringrazia. E va bene. E chiudiamo qua con questa descrizione di rotoli di trippe lesse come tappeti arrotolati e appunto questa immagine della indimenticabile porchetta della Riccia che diciamo quasi chiude il racconto perché poi ci sarà la parte finale. Allora c'è una presenza del Lazio nella scrittura di Garda? Eh sì che c'è,
E c'è, nonostante tutto, e nonostante anche lui, l'atteggiamento che sottolinea fasi soprattutto festose, la Porchetta, la festa dell'uva, eccetera, però c'è anche la scoperta di quello che c'è intorno, di quello che è davvero quel pezzo della campagna romana che porta a questi punti. Poi Marino è una delizia, e poi la festa dell'uva è una delizia, ma intorno, sotto, nella campagna ci sono anche queste desolazioni, questa morte, questi mostri, queste cose terribili che circondano. Grazie, grazie.